Dottoressa Sieroni, buongiorno. In che cosa consiste questo evento chiamato Dedicati, organizzato all'interno del San Gerardo di Monza? Dedicati è un progetto itinerante voluto fortemente da Acto Lombardia, Acto Onlus, insieme a Tesaro, Apeo e alla società di parrucche Venere e la dottoressa Ragone, la stylist. Noi ci teniamo molto a far capire, a trasmettere il messaggio alle donne che affrontano una diagnosi di tumore ovarico in un modo particolare, che non bisogna mai smettere di prendersi cura di se stesse, perché comunque anche attraverso la cura di sé, qualche coccola in più che riusciamo a donarci, riusciamo anche ad affrontare meglio quelli che sono gli step della malattia, che sono magari l'intervento, la chirurgia, la chemioterapia o la radioterapia. Questo lo dico prima di tutto, prima che da presidente di Acto Lombardia, anche da paziente, perché appunto io sono stata paziente, quindi so benissimo che cosa significa trovarsi di fronte ad una diagnosi così importante, e so anche che prendersi cura di sé aiuta anche i medici in qualche modo a portare avanti il loro lavoro. Ecco perché tengo molto al progetto Dedicati, che sarà qui al San Gerardo dal 30 di settembre al 4 di ottobre, dove le pazienti potranno coccolarsi attraverso massaggi linfodrenanti, piuttosto che una manicure, una pedicure e anche con sedute o individuali o di gruppo con la stylist che aiuterà a vivere un pochino meglio il periodo. Ecco, quindi la dimensione dell'estetica, della bellezza è fondamentale anche nell'ambito della patologia oncologica. Assolutamente, è fondamentale perché, ripeto, prendersi cura, riuscire a prendersi cura di se stessi significa anche stare meglio, vedersi belle significa stare meglio psicologicamente ed essere sereni psicologicamente, per quanto si possa riuscire ad esserlo in un momento così difficile, significa anche fare il 50% rispetto alla medicina, quindi darsi una mano e dare una mano appunto, per affrontare questo tunnel. Grazie, dai, Maybe News. Grazie mille a voi.